Premetto che parlo per me, di me, e la cosa non è poi così semplice. Dolomitici entrò nella mia vita social da subito, appena mi iscrissi in Facebook, ancora quando il gruppo non era composto che da poche migliaia di persone. Completamente all'oscuro di ogni dinamica del web, qui trovai il terreno fertile per rendere concreto il dialogo con chi viveva le mie stesse passioni, fatte di crode, picchi, ma anche di un territorio ricco di storia, di storie, di leggende, di vita quotidiana. Conoscere Dario, invece, il fondatore, fu il secondo passo, perché tra le tante foto proposte si sviluppavano, come commenti, dialoghi costruttivi, profondi, di confronto e di scontro dell'immenso argomento a montagna. Diciamo che fu un atto di gentilezza che lo fece spiccare, in tempi in cui gli amministratori ancora non erano riconoscibili attraverso quel segnalino apposto dopo il nome, quella stellina che ci fa sceriffi. Dunque fu uno sgarbo, un alterco, che fece arrivare la pacata, educata, rispettosa ed incisa risposta di questo Gantz, tanto che mi sentii di doverlo ringraziare personalmente per l'esempio che dava, una sorta di scuola di social bonton. E da lì partì tutto. Regole da rispettare, ambiente da amare in tutte le sue sfumature. Perché Dolomitici non è un semplice contenitore di bellezza, ma è esperienza del territorio, è conoscenza delle dinamiche che si sviluppano fra le fatiche quotidiane date dalle pendenze, è gente che deve sopravvivere in una terra che sta lentamente trasformandosi. Ma è bellezza assoluta, cantata dai grandi viaggiatori dell'Ottocento in poi, è patrimonio artistico e culturale che gli deriva dal Nord Europa e dalle influenze della Repubblica Serenissima. È orgoglio di chi qui ci vive e deve lottare per non lasciare le proprie origini. Dolomitici mette ogni giorno in confronto chi sfiora questa terra come turista, chi la vive come scoperta e chi ci abita e prova ad accogliere tutti. Raccontare, raccontarsi, ascoltare le esperienze di tutti è una grande lezione di come in fondo i social possano veicolare le idee di tutti, imparando a rispettarne opinioni e gusti. Che sia esagerato parlare di integrazione anche qui, ma in fondo i social, se non sbaglio, cancellano gli status, i titoli. Qui non si riconoscono i grandi fotografi, i grandi scrittori, i grandi professori, i politici o i giornalisti. Qui ci si dà tutti del tu. Questa, in fondo, è la piazza di una volta, dove ogni post diventa una sorta di crocicchio nel quale si chiacchiera e si stringono amicizie. Dolomitici vale la pena. Ecco perché sono qui e credo che qui ci resterò per sempre.